È un'Italia in chiaroscuro, quella che emerge dal rapporto ambiente del Servizio Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, presentato oggi a Palazzo Chigi dall'ISPRA, alla presenza anche del ministro Gilberto Pichetto Fratin. Luce e ombre nei dati raccolti e analizzati dall'ISPRA e dalle varie ARPA regionali. Se da un lato l'Italia sta migliorando sul fronte dell'inquinamento atmosferico per quanto riguarda il particolato ultrafine PM2.5, dall'altro aumentano le emissioni di gas serra climalteranti. E ancora, aumenta la produzione di energia da fonti rinnovabili, così come la raccolta differenziata che consente un minor smaltimento di rifiuti in discarica. Male, però, l'aumento dell'incidenza del turismo sui rifiuti urbani e della produzione di rifiuti speciali. Altri dati fortemente contrastanti riguardano i progressi dell'agricoltura biologica e dei controlli agli impianti produttivi, ma anche l'eccessivo stallo sull'adattamento climatico e sulla tutela delle aree protette, oltre all'ennesimo aumento del consumo di suolo. L'Italia, poi, appare spaccata in due sui fronti della lotta all'inquinamento acustico e della raccolta differenziata dei rifiuti. Dati più che soddisfacenti al nord e in parte del centro, decisamente più bassi e ancora insufficienti invece al sud. Le principali criticità, comunque, riguardano il consumo di suolo, la produzione di rifiuti speciali e l'emissione di gas serra. Tutti ambiti in cui il nostro paese appare ancora troppo lontano dagli obiettivi fissati dal Green Deal europeo, dall'Agenda 2030 e dalla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il rapporto è una fotografia a 360 gradi sullo stato dell'ambiente del paese, un rapporto di sistema, quindi si avvale del contributo di ISPRA e delle agenzie regionali. Dobbiamo concentrarci di più complessivamente sull'economia circolare, sulle fonti rinnovabili, sulla qualità dell'aria e sulla difesa del nostro suolo e del nostro sottosuolo, più diciamo sulla gestione dei fenomeni anche di dissesto che purtroppo attraversano il nostro paese con sempre maggiore frequenza. All'immediato possiamo fare, ahimè, solo quello che stiamo già facendo. Dobbiamo lavorare per interventi strutturali con maggiore sinergia tra le politiche nazionali, comunitarie, nazionali e locali, ma anche con interventi strutturali che riguardano poi i settori che da sempre sono poi la fonte di questo problema, quindi il trasporto, il riscaldamento e poi alcuni dei settori produttivi. Il rapporto dà un quadro importante che è una base di lavoro, cioè che sono gli strumenti, gli attrezzi fondamentali per quella che deve essere l'azione del governo, in un momento che io non nego è emergenziale sotto l'aspetto climatico, emergenziale sotto l'aspetto ambientale nazionale, quindi che ci vede da un lato a dover riordinare quello che è il sistema degli interventi normativi, ci vede affrontare anche con l'Unione Europea dei percorsi che riguardano il sistema ambientale. L'azione è sotto l'aspetto energetico, sul fronte della decarbonizzazione, con la modernizzazione del sistema industriale, del sistema civile, dei fabbricati. L'azione che dobbiamo andare avanti, portare avanti è quella dell'efficientamento energetico, che è una delle grandi fonti di emissioni carboniche, quella veicolare, dove si sta agendo, stanno agendo le regioni, gli enti locali. E naturalmente la modernizzazione del sistema agricolo. Il fronte della decarbonizzazione è il fronte principale, il fronte dell'adattamento è una conseguenza.